Buongiorno, oggi siamo qui ad Alife in compagnia di Silvia Criscuolo. Ciao a tutti. Silvia, parliamo delle tue informazioni principali. Quando e dove sei nata, parliamo della tua infanzia e adolescenza, i tuoi percorsi di studio e poi passiamo a un altro fatto, come nascono alcune tue passioni, come ad esempio la moda, lo spettacolo, la fotografia e la recitazione. Sì, io sono nata a Piedimonte Matese il 7 settembre 2000. Sono residente qui ad Alife e ho frequentato il liceo scientifico di Piedimonte Matese. Siccome ho, a parte parallelamente alla passione della recitazione, del mondo dello spettacolo in generale in sé, ho anche la passione per le materie scientifiche e infatti il mio sogno da grande è quello di diventare un medico clinico. La mia passione per la recitazione, il mondo dello spettacolo, il mondo della moda, eccetera, inizia da in realtà uno shooting che feci quasi un anno fa, quindi ho iniziato relativamente tardi, avevo già 18 anni quando ho iniziato, mentre molte ragazze iniziano da prima. Ho iniziato con questo shooting di un atelier che si trova qui ad Alife, salutiamo Teresa Urbano. E da lì poi ho intrapreso questo percorso anche a Roma. Sono venuta a conoscenza di un'accademia degli artisti e ho deciso di frequentarla anche tramite la convenzione che mi dava New Generation, un programma dove si scoprono nuovi talenti. E che andava in onda solamente nel Lazio, quindi molto probabilmente persone del luogo non l'hanno visto. Quindi sì, è iniziato da una minima cosa, però è diventato una passione che ho coltivato e sto continuando a coltivare anche grazie ai social. Allora, il 5 aprile del 2019 hai partecipato allo show Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis. Sì. Racconta un po' quella esperienza proprio, hai avuto modo di conoscere anche Paolo Bonolis, parla un po' di quel gioco. Allora, sì, non ho avuto modo di conoscerlo personalmente perché giustamente devi pure fare il suo lavoro, sì. Quindi non mi sarei mai permessa comunque di disturbarlo. Però sì, mi ricordo che dietro le quinte, prima della sfilata del defilé che dovevo fare, mi stavano aggiustando il rossetto perché me l'avevano messo male e quindi io già stavo un po', ero un po' arrabbiata in quel momento. Mi ricordo che Paolo passa, mi guarda e fa: tutto a posto, piccini. Che poi è anche un conduttore molto simpatico. Sì, è simpaticissimo, veramente, com'è nella televisione, come si vede da casa e anche nella realtà. Molto simpatico, affabile, acuto e veramente una bella persona. Parliamo invece della tua esperienza alla trasmissione, perdonami se pronuncio male l'inglese, perché non so se parla buono l'inglese, New Generation, sì. In onda su Gold, ho detto bene? Sì. In onda su Gold TV del Lazio. Allora, sì, è iniziata tramite un'amica che mi ha informato di questa trasmissione. Sono andata a fare il casting a Roma insieme ad un'altra mia compagna di classe niente, mi hanno fatto un'intervista e sono risultata idonea, mi hanno presa per il programma. E lì ho potuto veramente constatare anche forse un minimo del mondo dello spettacolo. Ho avuto un assaggio, diciamo così, del mondo dello spettacolo, perché comunque dietro le quinte c'erano parrucchieri, truccatrici che ti sistemavano, ti dicevano come ti dovevi vestire, ti dicevano cosa devi fare, sketch, sfilate, da fuori ti chiamavano i fotografi, quindi sì, diciamo che New Generation mi ha incanalato verso quello che è il mondo dello spettacolo e poi ho iniziato a... Dove non l'ho detto, ma durante il casting e prima ho litigato con l'intervistatrice. Ah sì? Sì, perché diceva che ero 1,50. Ah.
Capito? E quindi io, ok, adesso non sono altissima, non sono un 80, però sono 1,70. Okay. Quindi tu che sei 1,85 vieni a dire a me che sono 1,50 e dicono, bella, senti, tu non ci vedi. Okay. E quindi è iniziata tutta questa diatriba che poi si è conclusa felicemente. Speriamo che non veniamo denunciati questa. No, vabbè, basta, non faccio nomi. Allora, il 5 giugno del 2019 invece è stato pubblicato il video della canzone Ti porto a ballare insieme a Levo. Parla di quell'esperienza. Allora, sì. Io e Levo ci siamo conosciuti tramite un amico in comune di Cassino. Frank, ciao, ti saluto, Frank Meta, seguitelo su Instagram. Che appunto ci ha fatto incontrare, come lui anche tutta la crew. E quindi vedendomi mi ha proposto di essere la sua attrice per il suo nuovo videoclip musicale Ti porto a ballare. Il messaggio di quella canzone quale contiene un messaggio, diciamo? Io sì, penso che ovviamente è un messaggio riferito ad una ragazza e il Ti porto a ballare penso sia l'emblema della felicità, della gioia, perché una persona quando balla si sente libero, si sente appagato, quindi io voglio essere felice e libero con te, penso che sia questo il messaggio. Allora, lo chiederemo anche a Levo. Tu hai un profilo Instagram, che foto posti, quali sono le critiche, parla un po' di questa. Sì, allora io posto vari generi di foto che vanno ovviamente da quello più normale, cioè vestite in strada, in casa, basta che ci sia una bella atmosfera, insomma, anche al nudo artistico, però mai integrale, cioè non faccio mai vedere nemmeno trasparenze. E a me piace questo genere, sinceramente, perché io voglio mostrare proprio che mi piace, cioè voglio mettermi a nudo, cioè io sono, come sono trasparente nella realtà, lo sono anche sui social, quindi io non ho nulla da nascondere, come non ho nulla da nascondere per esempio di un mio aspetto caratteriale, non ho nulla da nascondere del mio aspetto fisico. E poi trovo che il nudo, se fatto bene, sai, può essere molto più elegante di magari una foto in pantaloncini o in costume. E quindi sì, no alla volgarità, sempre sì, no alla volgarità, però sia l'eleganza e questa è la trasparenza. Allora, nel mondo esiste il campo artistico, il campo musicale. Cosa apprezzi in particolar modo? La musica? Cosa ti piace? Allora, un po' di tutto, diciamo. Sì, io se proprio dovessi far parte del mondo dello spettacolo vorrei essere un artista in toto, completa, nel senso... Vari ambiti. Sì, okay. A me piace recitare, mi piace cantare molto, ho fatto anche 6 anni di canto, forse non si sente, però sì. Mi piace anche ballare, anche se più coreografie, perché non ho fatto ballo, non ho fatto danza solo un anno. Mi piace sì anche la musica, vorrei imparare ad essere un DJ, sinceramente mi piacerebbe molto. Infatti i miei amici, ho molti amici che lavorano in quest'ambito. Il rap, diciamo, no? Sì, rap, producer, eccetera, e quindi sto cercando di imparare anche da loro, dal mestiere, dal semplice guardare. Un artista, non dico solo musicale, di qualsiasi campo che hai come un tuo idolo, punto di riferimento, diciamo. Angelina Jolie. Angelina Jolie, perché allora, a parte una bellissima donna, penso onore al merito, anche perché ha avuto un passato molto, molto difficile, sì, sia da adolescente che man mano con la maturità, e ha saputo rialzarsi nonostante. Il mio sogno è quello di diventare un chirurgo, un medico chirurgo. Già stai studiando qualcosa, giusto? Sì, siamo a settembre in realtà, sì, quindi sì, non so ancora se sono stata presa o meno. Siccome quest'anno non mi sono preparata bene, non credo
di risultare in graduatoria. Però nel frattempo comunque sono stata presa all'Università di Fisciano per farmacia, così cioè faccio il primo anno lì, poi mi convalido gli esami, però il mio obiettivo è quello di entrare a medicina e aiutare le persone. In tutto quello che hai fatto ci sono stati dei momenti belli o brutti che ricordi particolarmente? Lo so che in tutte le vite ci sono momenti belli, sì, per la maggior parte belli, perché comunque a me piacciono le loro esperienze, mi piace conoscere le persone, sono una ragazza affabile, solare, estroversa, quindi in ogni posto in cui vado trovo sempre la serenità. Sì, la serenità, diciamo. Però se devo raccontare un momento brutto, ci fu con una persona che voleva essere il mio manager e non però voleva anche altro, diciamo così. E quindi ho chiuso i rapporti. Ti sei sentita un po' dispiaciuta? Violata, okay. Più che altro, perché sì, a parte dispiaciuta, però non riponevo molte aspettative in questa persona, quindi più che dispiaciuta, violata, perché mi chiamava molte volte al giorno e anche per questo ho cambiato il numero di telefono, okay. Non provate più a chiamarmi perché non vi rispondo. Quindi sì, questa è stata una brutta esperienza, perché io credo che la libertà sia la prima cosa per una donna e per una persona in generale. E se qualcuno la viola in questo modo, io non mi sento me stessa. Senza libertà non sarei me stessa. Un altro evento che ricordi particolarmente, dove hai, diciamo, mostrato le tue qualità anche come recitazione, come spettacolo, insomma. Vabbè, ciao Darwin soprattutto, no? Allora, soprattutto ciao Darwin. Se tu perché mi dici l'esperienza più importante per ciao me sì, è ciao Darwin, perché da lì poi ho iniziato anche ad avere più seguito sui social, sì. Ho iniziato ad essere più conosciuta, appunto, i fotografi mi chiamavano, gli amici si comportavano in maniera diversa, cosa che non ho molto gradito sotto alcuni aspetti, però sì, se ti devo dire dove ti sei, cioè se la domanda è dove ritieni di esserti messa maggiormente in gioco, ciao Darwin. Perché è il programma più, insomma, che seguito e dove ho avuto anche più emozioni. Per farti un esempio, se vedete il videoclip di quando stavo facendo il defile, sembravo tutta tranquilla, io non sentivo niente. Okay. E Paolo parlava, io non lo sentivo, le gambe non me le sentivo, la musica non la sentivo, cercavo solamente di andare a rimembranza, a ricordare il tempo della musica, ma voler andare a tempo anche con i piedi. Allora, ultima domanda che ti faccio. Come fai a distribuire i tuoi tempi, no? Considerando la scuola, la famiglia, considerando tutte queste esperienze, come fai? Allora, io adesso ho finito il quinto anno al liceo. Durante il quinto anno non ho saputo distribuirmelo bene il tempo. Infatti, accantonavo lo studio, cosa sbagliatissima, perché mi sono trovata molto male per quello che volevo fare, ossia i test di medicina. Ma adesso ho cercato di recuperare anche, appunto, quantificando il tempo per lo studio, il tempo per fare shooting, il tempo per stare con gli amici, eccetera, per andare a fare serate, perché faccio anche immagini nei locali, quindi se mi chiamano dipende se domenica devo studiare, comunque metto sempre in prima posizione come priorità lo studio. Allora, io ringrazio Silvia per la sua disponibilità, ti ringrazio. Io ringrazio a tutti. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, miss, stop watching. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah, I want it.
my bitches. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think we tell therapy my no addiction. Whoever said money can solve your problems must not have had enough money to solve them. They said